Altri chiudono, noi no. La ditta Eger Emilio e Figli a Mussolente. Da 80 anni soluzioni tessili per l'arredamento della casa. 0424 87 87 87. Benvenuti in Bassano Notizie 7. La settimana è iniziata con due importanti notizie per il Ponte degli Alpini. Il Comune di Bassano ha firmato il contratto per i lavori di restauro, proprio mentre il Consiglio di Stato respingeva il ricorso della ditta esclusa. Il sindaco di Asiago si appella invece al prefetto per chiedere più controlli sul costo. Ponte degli Alpini, ora il contratto è stato firmato. Oggi pomeriggio il Comune di Bassano e Inco hanno messo nero su bianco l'affidamento del delicatissimo intervento sul monumento simbolo della nostra città. Un sospiro di sollievo per il Comune che, chiusa la questione davanti al TAR giovedì, dopo il ricorso della Nico Verdanega, si è trovato nelle ultime ore a fare i conti con il ricorso presentato venerdì al Consiglio di Stato dalla stessa azienda, ricorso che stamattina i giudici hanno respinto. Il Consiglio di Stato già questa mattina ha rigettato questo ricorso, quindi ci consente di andare avanti così come pronunciato dal TAR del Veneto, e quindi noi andiamo avanti come ci ha detto il TAR del Veneto. Dal punto di vista sostanziale si dovrebbe chiudere qui, nel senso che noi possiamo oggi andare avanti con l'affidamento dei lavori con più forza ancora a questo punto rispetto a quella della settimana scorsa, che già era importante come forza, perché una sentenza del TAR di quel tipo ci tranquillizzava molto. Oggi siamo ancora più tranquilli, questo sicuramente bene, poi ci saranno dei pronunciamenti sul merito, vedremo come andrà, ma visto i presupposti. Ora con la firma il via ai lavori si annuncia imminente. Possiamo affidare i lavori, quindi i tempi tecnici di consegna del cantiere, e poi dovremo fare i conti per capire quando si potrà entrare nel Brenta, eccetera, ma questo a prescindere dall'inizio dei lavori, che possono comunque iniziare, nel senso che quando hai affidato i lavori a una ditta, questa inizierà ad approvvigionare i materiali, a fare tutto quello che serve per iniziare i lavori, quindi bene. Con l'arrivo della bella stagione torna il problema costo. Lungo l'arteria che collega la pianura con l'altopiano nel fine settimana si moltiplicano i motociclisti che spesso in barba le regole sfrecciano e mettono a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada. Un'emergenza su cui torna ad alzare la voce il sindaco di Asiago. Noi ogni anno insistiamo anche con il prefetto perché si possa porre rimedio a questo utilizzo scriteriato di quell'arteria, soprattutto nei periodi del fine settimana, e che si possano intensificare i controlli, però mi pare di capire che non vi sia quantomeno la volontà politica per addivenire ad un risultato di forte presidio e monitoraggio di quell'arteria, nella quale si verificano delle vere e proprie gare in salita e in discesa. Ma in questi giorni il Comune è alle prese con un'altra vicenda che fa registrare numerose proteste da parte di commercianti e residenti, la gara automobilistica che sabato 23 e domenica 24 bloccherà di fatto il costo. Noi abbiamo espresso al prefetto il totale disappunto e ci auguriamo che questo evento possa essere svolto nelle condizioni tali da permettere l'afflusso di molti turisti in un periodo particolarmente delicato, quindi di inizio primavera, nel quale peraltro vi sarebbe stato un ponte interessante anche dal punto di vista economico. Riteniamo che questi eventi non possano venire senza il consenso di chi poi fruisce di quelle arterie, soprattutto perché sono arterie che possono garantire un'affluenza turistica che si traduce anche in un'affluenza economica. Martedì a Marostica il mercato doveva in teoria tornare al vecchio assetto, ma il trasloco è slittato e non sono mancate le polemiche. Il mercato settimanale di Marostica, oggi 12 aprile, si è svolto in via 4 novembre e non in via Pizzamano, come annunciato invece qualche giorno fa dalla stessa amministrazione comunale che nell'occasione aveva ufficializzato la conclusione della sperimentazione che un anno fa aveva portato gli ambulanti e le loro bancarelle nei parcheggi dell'ex opificio. Il ritorno in via Pizzamano slitta di una settimana, e cioè a martedì 19 aprile. Data confermata dall'amministrazione comunale e non dagli ambulanti, che al contrario questa mattina continuavano a dire che il Comune non aveva comunicato formalmente nessuna data relativa allo spostamento. Siamo contenti di ritornare al nostro posto, perché qua è un anno che non facciamo niente, siamo qua a lavorare per niente. Dovevamo essere là già da oggi. Noi siamo niente, siamo proprio niente, guarda, sono zero, non è che ci considerano proprio niente, zero, zero, zero. Tuttora oggi non abbiamo una carta che ci dice che andiamo fuori, non lo sappiamo, sappiamo per sentito dire, ma non c'è niente di certo.
Il vice sindaco e assessore al commercio Simone Mattesco afferma invece che il comune si è adoperato a informare dei cambiamenti già da qualche giorno gli ambulanti e dice è impossibile che non abbiano saputo formalmente del cambio di location e di quando questo sarebbe avvenuto. Confcommercio e Confesercenti spiega con una lettera formale la scorsa settimana ci hanno comunicato di aver accettato proprio a nome degli ambulanti la nostra proposta che contiene anche la data di inizio. Tra martedì e mercoledì ladri in azione per la seconda notte consecutiva negli impianti sportivi di San Vito. Purtroppo abbiamo avuto la visita di alcuni vandali, sia nella notte tra lunedì e martedì e nella notte tra martedì e mercoledì. Sono penetrati per due volte in 24 ore nel bar degli impianti sportivi di San Vito in via Colmoschin per rubare ieri un computer, la notte scorsa un tablet e in entrambi i casi il fondocassa, birre, superalcolici, sacchetti di patatine. I ladri hanno tentato invano di sfondare la porta del magazzino, abbandonandosi anche a puri atti vandalici, a farne le spese questa parete in cartongesso e non solo. Un danno, diciamo, ingente l'hanno fatto sulla bacheca del calcio San Vito, dove hanno rotto con le vetrate e sottratto il chiavistello di bloccaggio. Non è la prima volta che l'area viene presa di mira, anzi gli episodi cominciano a ripetersi con una preoccupante frequenza, nonostante i pattugliamenti delle forze dell'ordine. L'anno scorso sempre alcuni vandali sono entrati nella sede del calcio San Vito, provocando danni ingenti. Rotture di chiavistelli, porte e via dicendo, e sottraendo anche una trentina di palloni da bambini oltretutto, e questo dà fastidio. Avete idea di chi possa essere stato? Probabilmente qualche sbandato, perché a questo punto qua io li considero degli sbandati. Voti top secret fino agli scrutini finali e ricreazione più breve. Le circolari shock al liceo Brocchi sono in realtà un esperimento sociale. Ieri una prima circolare che annunciava voti top secret fino all'imminenza dello scrutinio finale, perché si studia per imparare e non per la pagella. Oggi un secondo avviso shock, ricreazione ridotta con effetto immediato di 5 minuti per recuperare un po' del tempo perso a causa di iniziative varie. E al liceo Brocchi montavano le proteste per le decisioni del dirigente Gianni Zen. 15 minuti bastano a malapena per andare a prendere la merenda o andare in bagno. Siamo sbalorditi, non sappiamo cosa dire, non sappiamo se è una bufala o uno scherzo per, non so, attirare l'attenzione dei media. Faremo un'assemblea di istituto e anche un'assemblea di classe, e penso tutte le classi del Brocchi, e ne parleremo. Siamo rimasti veramente sbigottiti, quindi non lo sapevamo. E cosa ci fosse dietro, Zen lo ha spiegato a metà pomeriggio, quando l'eco della sua iniziativa lo ha costretto a uscire allo scoperto. Era un esperimento sociale sul tema della legalità, ideato da due classi della scuola. Una riflessione su natura, ragioni e regole della convivenza. Risposte e reazioni, documentate dagli stessi ragazzi, saranno argomento di un'assemblea straordinaria lunedì mattina. Per il preside, una bella provocazione, caduta secondo altri nel momento sbagliato tra verifiche e prove finali. Le opportunità, replica Zen, vanno colte quando si presentano, per ribadire che la scuola non è luogo di produzione di nozioni, informazioni, conoscenze, ma contesto di maturazione anzitutto culturale, educativo, formativo. Salta l'incontro con i vertici di Poste Italiane a Rossano Veneto dopo i recenti disservizi, ma il sindaco continua a dare battaglia. Rinviata la visita dei dirigenti di Poste Italiane, fissata per oggi, il sindaco di Rossano Veneto, reduce da un incidente, non si scompone ma non arretra dalle sue posizioni. Se non arrivano vado io a trovarli tutti e tre, appena sto un po' meglio, diamo una settimana di tempo per un altro appuntamento, altrimenti con tutto il fascicolo raccolto in questi giorni, con tutte le lamentele puntuali, con gli indirizzi sbagliati, cosa è arrivato, cosa non è arrivato, eccetera, vado io a portarlo a loro di modo che si rendano conto di cosa fanno i postini. Ritardi, bollette che arrivano scadute, referti clinici recapitati agli indirizzi sbagliati, solleciti abbandonati sui muretti, tutto si traduce in disagio e danno economico. A casa mia è arrivata la ricevuta di un'assicurazione che era partita 3 settimane fa. Le proteste si moltiplicano di giorno in giorno. L'ultimo caso di stamattina mi ha fermato una signora, è stato che ha trovato sopra il muretto, quindi non in cassetta, ma sopra il muretto della propria casa, una lettera importante indirizzata ad una casa di due numeri civici più in là. Il postino, che suonava sempre due volte, resta un sogno.
Io sono fiduciosa e comunque non mollo. Ieri il bilancio dei controlli antiterrorismo nel Bassanese, un esercito di studenti impegnati nel Social Day. Due posti di blocco a Marsan di Marostica e a Pove lungo la statale 47. Un elicottero del 10° reparto volo di Venezia per lustrare il territorio dall'alto. Oltre una ventina di agenti a terra, tre equipaggi del commissariato, altrettanti del reparto prevenzione crimine di Padova e una pattuglia della postata di Schio a fare da raccordo con la polizia locale di Marostica e Bassano a monte e a valle a segnalare possibili vetture sospette. Sono i numeri dei controlli antiterrorismo dispiegati ieri pomeriggio nel Bassanese. Sono disposizioni nazionali su tutto il territorio che verranno sviluppati con cadenza settimanale e questo comprensorio verosimilmente sarà interessato anche la prossima settimana. Sono poi dei sviluppi di prevenzione, controllo del territorio e investigativi che danno un bagaglio informativo notevole e con queste forze ovviamente ottieni dei buoni risultati. 42 veicoli fermati per un totale di circa una sessantina di soggetti, fra cui 16 pregiudicati. Diverse le sanzioni inflitte, nessuna reale fonte di allarme, ma qualcuno ha tentato pure di fuggire. È un dato che fa pensare tutti italiani con delle particolari problematiche di codice da strada non si sono fermate, però ovviamente poi con il posto di blocco fermati. Qui cosa si sta facendo? Stiamo lavando la macchina perché per il Social Day oggi è il nostro lavoro di oggi. C'è chi è addetto agli interni auto, chi si concentra sulla carrozzeria. Nel cortile del Graziani gli studenti si rimboccano le maniche, si mettono al lavoro per raccogliere le mance da devolvere in beneficenza. Lavano le auto di genitori e professori, spugna, secchio e idropulitrice al posto dei libri. È il Social Day. Come sta andando? Pesante la giornata? Ma quando è una cosa per beneficenza è anche bello lavorare, no? 3.500 ragazzi volonterosi dei 28 comuni del Bassanese. Per ora abbiamo raccolto 57,50 euro. Una signora è stata gentilissima, è arrivata in bici, ha visto l'iniziativa e ci ha dato i soldi così, senza lavare la macchina. Si punta a eguagliare la cifra raccolta l'anno scorso, 80.000 euro racimolati in tutto il Veneto. L'area del Vicentino finanzierà quest'anno una radio giovanile in Burkina Faso, un progetto sull'agricoltura in Tanzania e un altro in Cambogia. La Cambogia ha una media ancora che va dai 3 ai 5 milioni di mine antiuomo nel proprio terreno, territorio. Infine all'ex caserma Imuli a San Giuseppe di Cassola, il Social Day scatena il ritmo di giovani danzatrici. Bassano Notizie 7 si chiude qui, grazie dell'attenzione e a tutti l'auguro di una buona settimana. Altri chiudono, noi no. La ditta Eger Emilio e Figli a Mussolente, da 80 anni soluzioni tessili per l'arredamento della casa. 0424 87 87 87. Un negozio.